Buongiorno e bentornati al nostro appuntamento con il TG Approfondimenti. Ecco le notizie di oggi. È partita l'organizzazione per la prossima edizione di AET, Affidabilità e Tecnologie, in programma il 17 e il 18 aprile 2013 a Lingotto Fiere. La maggioranza delle società espositrici ha già confermato il proprio interesse a partecipare all'evento, dimostrando ulteriormente il gradimento per Affidabilità e Tecnologie, una manifestazione irrinunciabile per migliaia di responsabili dell'industria e della ricerca. Per richiedere la documentazione della manifestazione e per opzionare le postazioni espositive, potete scrivere a evento@affidabilità.com. IS Service allarga i propri confini, infatti già nei primi mesi del 2012 è stato colto l'obiettivo di estendere e consolidare le proprie attività all'estero. Ecco le principali mete dove verranno effettuati controlli, assistenze e supervisioni da parte della società del gruppo IS: Francia, Slovacchia, Inghilterra, America, Asia. L'Istituto Italiano della Saldatura organizza il seminario Corrosione e protezione di componenti saldati. Tecnologie, controllo della qualità, case study, lo stato dell'arte. L'evento avrà luogo presso la sede IS di Genova il 17 luglio. Il programma e la scheda di iscrizione possono essere richiesti alla nostra segreteria organizzativa Manifestazioni Tecniche IS. La Fiera Internazionale delle Tecnologie per l'Innovazione torna a Parma il 23, il 24, il 25, il 26 e il 27 marzo 2013, dopo un'edizione di successo con un incremento di visitatori del 5%, confermando così la propria centralità nel panorama fieristico dedicato al comparto manifatturiero. L'istituto sarà presente con un proprio stand espositivo. Per ulteriori informazioni a riguardo e per richiedere la documentazione potete consultare il sito www.maxpe.com. Vi ricordo infine che è online su www.aeret.it il programma dei convegni tecnici che si svolgeranno al Pala Congressi di Rimini il 6 e il 7 settembre 2012, durante la mostra Convegno internazionale dei processi tecnologici, della subfornitura, dei componenti, dei materiali innovativi e servizi avanzati per l'industria dell'aeronautica e delle tecnologie connesse. Per oggi è tutto e vi do appuntamento alla settimana prossima.